Ciao a tutti! In questo video voglio presentarvi la collezione, l'ultima collezione di Neve Cosmetics, che è strepitosa, si chiama 20 Icon. Questa sarebbe, diciamo, la presentazione della collezione. Veramente d'effetto per quanto mi riguarda, mi piace molto. La collezione comprende due blush e quattro ombretti. I blush sono stupendi, sono questi due colori, molto simili tra loro. Tranne per il fatto che uno è shimmer e l'altro è opaco. Quello opaco è un po' più scuro, però sempre sullo stesso colore di rosa, con tonalità diverse, veramente belli. E nel tutorial io utilizzerò quello più scuro, che è questo qui, opaco. E quattro ombretti, uno più bello dell'altro. Allora, vediamo se riesco a metterli in fila. Ecco, questo è tobacco. Questo è Charleston, che è quello che utilizzerò nel tutorial. Questo verde è Jazz, stupendo, verde muschio molto intenso, bellissimo. E questo da utilizzare come illuminante o come ombretto è veramente chiaro, bello, shimmer, Chiffon. Ogni nome rende proprio l'idea dell'ombretto. Questo marroncino è anche questo shimmer e questo invece è opaco. Li adoro, mi piacciono molto, è una collezione che per quanto riguarda i colori ci hanno proprio azzeccato. Sono colori eleganti, d'effetto, autunnali, veramente belli, anche il packaging è molto bello. E non so sinceramente se faccia parte della collezione o meno, loro mi hanno inviato anche queste due matite della linea pastello. Una si chiama... non si legge bene, Cincillà, ed è beige... M022, che è questa, che è molto carina, la faccio vedere, questa satinata bella, e questa che ho usato nel tutorial, che sto utilizzando moltissimo, che è Vanità, ed è Purple M018, che è un viola molto 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 intenso. Adesso l'ho passato varie volte perché l'ho utilizzato sull'ombretto e quindi sarà un attimo opacizzato come colore. È molto bello, è quello che ho utilizzato come simile eyeliner e anche sotto nell'anima inferiore. La qualità dei prodotti Neve Cosmetics non si discute perché stupendi come sempre. Naturalmente l'accortezza di applicare gli ombretti minerali con una base sotto. E niente, vi lascio il tutorial ispirato alla collezione, spero vi piaccia e seguitemi. Inizio ad applicare una base, in questo caso utilizzerò un matitone della Kiko, il Long Lasting Stick. Io in base all'intensità del trucco che voglio utilizzo un matitone più o meno scuro, in questo caso utilizzerò uno chiaro, è lo 07. E lo vado ad applicare su tutta la palpebra mobile. Sfumo, questo pennello l'ho già utilizzato per il colore che utilizzerò dopo, quello scuro. Prendo Charleston, questo colore stupendo, vedete, è un borgogna molto molto scuro, bello, bellissimo. Applico il colore, come vedete, in tutta la palpebra mobile. Se lo voglio più intenso, continuo a picchiettare con un altro po' di colore. Vi dico che ne basta pochissimo, veramente pochissimo. Quando ottenete l'intensità desiderata, andate a sfumare il bordo superiore del trucco. Prendo una salviettina struccante e vado a pulire la fine perché la voglio abbastanza netta. Prendo sempre il mio matitone chiaro dell'inizio e vado ad applicarlo nella parte iniziale, scendendo un pochino, e anche all'interno della rima. Ora prendo una matita di pastello, sempre di Neve Cosmetics. Questa è, vediamo,
Questa si chiama Vanità Purple M018, adorabile. E vado a tracciare una linea come se fosse l'eyeliner. Questa matita è davvero stupenda. La applico un po' sotto e la sfumo col pennello che avevo utilizzato per applicare l'ombretto, questo qua piatto. Ora mi occupo del sopracciglia con questa matita di Essence. Per le ciglia vado ad applicare questo mascara che ormai è il mio storico che adoro, della Kiko Ultra Tech. Vado ad utilizzare la mia terra preferita del momento, la Debby. Della Debby, si chiama Maxi Sun Duo, è vecchissima ma io l'adoro. Faccio un leggero contouring. E come blush utilizzerò questo opaco, sempre della collezione 20's Icon, che si chiama Starlet, che anche questo è veramente bello. Uso lo stesso pennello che ho utilizzato per la terra per, diciamo, armonizzare ancora di più il colore del blush e della terra. Per la bocca utilizzo questo matitone della Pupa dell'ultima collezione Cosmic Beauty, è lo 01 ed è veramente veramente bello. Sembra che sia questo rosa così intenso, invece applicato è molto chiaro, modulabile. È quasi burro sulle labbra, bellissimo. Ed ecco qua, il trucco è finito, spero vi sia piaciuto e ci vediamo alla prossima. Baccione!